Giovedì 27 febbraio, giorno delle donazioni di sangue, l'auto emotica sosta a Taranto in Piazza della Vittoria dalle ore 8 alle 12. Abbiamo avvicinato al nostro microfono Gian Michele Mattiuzzo, coordinatore di Fidas Taranto. Devo annotare che i tarantini stanno dimostrando molto senso di responsabilità. Difatti sono venuti già molti a donare sangue. Vi ricordo che noi saremo ancora qua fino alle 12. È un'iniziativa questa che abbiamo fatto con l'USB, che devo ringraziare, e poi il Primus Bar che ci ha offerto la colazione, perché sapete bene che non si può assumere la colazione prima di donare, bisogna farlo dopo. Per cui la cosa sta andando molto bene, rinnovo i ringraziamenti all'USB, al Primus Bar e a tutti quanti, e anche a Giorgio Forever, l'associazione che è stata presente stamani assieme a noi. Voglio garantire che c'è uno staff all'interno dell'automotica che si prende cura della sicurezza della donazione, specialmente in questo periodo di coronavirus, e vi voglio ricordare che si può donare dai 18 ai 65 anni e aver superato i 50 kg di peso. Vi saluto e vi ringrazio. È ora il momento di Michele Altamura, coordinatore di USB per i lavoratori ex Ilva in AS. Abbiamo preso di petto questa iniziativa sociale, proprio in virtù c'è stato un calo di donazioni da quando noi lavoratori di Vinaes siamo andati in cassa integrazione. Abbiamo preso questa giornata del 27, c'è un notevole successo, e ci saranno ulteriori donazioni di sangue nel corso dell'anno. E invito tutta la cittadinanza di Taranto a partecipare a queste giornate di donazione. Ringraziamo anche l'associazione Giorgio Forever che in questa giornata è presente con i propri associati, e soprattutto anche in virtù di questa giornata della donazione sangue. Ringraziamo anche il Primus Bar che hanno partecipato anche loro a questa giornata, e ringraziamo soprattutto anche i lavoratori in Vinaes che sono venuti a donare per questa giornata importante. Sentiamo adesso Carla Lucarelli, presidente dell'associazione Giorgio Forever. Che Giorgio Forever si è impegnata in questa giornata per la donazione del sangue, perché sa cosa significa, abbiamo imparato cosa significa avere bisogno di sangue, quando serve e serve subito. Spesso tendiamo a rimandare, dire sì la prossima volta vado, la prossima volta dono il sangue, e non dobbiamo fare questo, perché veramente il sangue quando serve, serve in quel momento, quindi dobbiamo impegnarci tutte le volte che possiamo a venire a donare. E per concludere, Luciano Manna, noto ambientalista. Sono iniziative molto belle che servono alla comunità e soprattutto servono a chi davvero ne ha bisogno. Negli ospedali ci sono persone che hanno bisogno del sangue, delle trasfusioni, e l'iniziativa del sindacato USB con Giorgio Forever e qui la Fidas che fa questa raccolta con l'unità mobile, concretizzano una cosa molto importante. Non è scontato, non è retorica, sono iniziative molto importanti perché servono davvero a chi ne ha bisogno. USB e Giorgio Forever sono un'associazione, rispettivamente l'una e il sindacato l'altra, che dimostrano che in questa città non esiste soltanto la denuncia, ma esistono le proposte e le belle iniziative, perché la comunità sia unita. Taranto ha bisogno di unità, e un sindacato come l'USB che da anni denuncia dentro la fabbrica dimostra che una comunità cresce non solo con la denuncia ma anche con le buone proposte. L'associazione Giorgio Forever ha accolto questa iniziativa, la Fidas la concretizza con la raccolta del sangue, e questo concretizza appunto l'unione che fa la forza per il bene della comunità.